Ragazzuoli e ragazzuole, cari player, abbiamo aspettato per quasi 10 anni un nuovo capitolo di questa saga esplosiva, ma il mondo non è ancora finito e siamo sopravvissuti per assistere, il 24 settembre 2020, all'uscita del potentissimo Sirium Sam 4, Planet Badass. Eravamo ansiosi di provarlo e ora, che ce lo siamo spolpato e ci siamo divertiti una cifra, in questo video vi raccontiamo della saga di Sirius Sam, lo sparatutto in prima persona ideato da 4 amici che ha raggiunto il podio a fianco ai migliori FPS di tutti i tempi. È tornato esattamente come lo volevamo e come ce lo ricordavamo, coi jeans, gli occhiali da sole, All Star rosse e la maglietta bianca col simbolo della bombetta incazzosa e con le armi, tante armi, quelle di sempre che non vedevamo l'ora di rimbracciare contro i mostri classici e parecchi nuovi arrivati. Prima di iniziare, una premessa. Le ispezioni dei precedenti Sirius Sam mostrati in questo video saranno delle versioni HD remastered. Non vogliamo certo farvi sorbire la grafica, direi molto poligonale, dei Sirius Sam originali di ben 20 anni fa. Facciamo un passo indietro. Saltiamo dal Sirius Sam 4 AAA dei giorni nostri che gira su potenti schede video da gaming al lontano 2001, l'era dei computer Pentium, quando i giochi dovevi farli girare con la manovella. Un gruppo di amici e compagni di scuola di Zagabria, Croazia, decisero di fare un loro videogioco, sparatutto. Crow Team è il loro nome e presero spunto sia da Duke Nukem, sia dal tipico duro da film d'azione americano anni 80, per creare un gioco che ruotasse attorno a un unico eroe. Nacque così Sam, Sirius Stone. Crow Team sviluppò un motore grafico, il Sirius Engine, parecchio rivoluzionario per l'epoca, poiché capace di gestire fino a 100 modelli sullo schermo, perché Sam non si accontenta di ammazzare dei mostri, ma orde e orde di mostri che lo attaccano tutti nello stesso momento. When we decided to make a first person shooter game, we needed an engine to run it. But engines in those days were pretty expensive. I think it was like more of like $1 million plus, and of course we couldn't afford an engine of $1,000 probably. Actually we had no choice but to make ourselves our own engine. Un'altra firma del Sirius Sam è la voce roca, con la battuta sempre pronta, come quando dice: guarda mamma, sono un taglialegna. Non appena ha trovato una motosega e si accinge a segare in due il primo ciclope. Oh crap! I ragazzi di Crow Team avevano appena creato un nuovo genere, lo sparatutto splatter, comico, con orde di mostri a go-go. L'ultima cosa per cui si gioca un gioco come Sirius Sam è per la sua storia. Il gameplay divertente e adrenalinico qui fa da padrone. Schiere di mostri, una ruota di armi una più brutale dell'altra, la co-op con più di un amico, una varietà di nemici che si uccidono in mille modi e grandi boss alieni. Ma nonostante questo, i capitoli della saga sono pure collegati da una storia. Ebbene sì. Facciamo un rapido resoconto dal primo titolo. Il primo gioco è Sirius Sam The First Encounter. La razza umana nel 2100 è sull'orlo del collasso per l'attacco degli alieni, guidati dal loro capo Tahum, o anche detto Mental dagli umani. Sirius Sam, il più grande ammazza alieni della Terra, viene teletrasportato nel passato per cambiare il suo corso e salvare l'umanità. Sam, serio come al solito, annienta orde di tori demoniaci, camminatori spaziali, ciclopi e kamikaze, dalla tomba di Ramses alla Valle dei Re, e riesce ad arrivare infine alla Grande Piramide, dove uccide il loro gigante generale demoniaco. Si teletrasporta poi sull'astronave siriana e parte per andare a spaccare il culo a Mental, che in quel momento era impegnato ad attaccare il pianeta siriano. Però, dato che gli sviluppatori di Crow Team avevano avuto molto successo con questo gioco e dovevano fare il 2, gli fanno precipitare l'astronave e qui inizia Sirius Sam The Second Encounter, uscito dopo nell'anno 2002. Qui iniziamo con Sam che si schianta in Messico e combatte le orde alieni in zone Maya e Azzeche. L'intelligenza artificiale che guida Sam scopre che c'è un'altra astronave di backup siriana, ma che si trova in un'altra epoca e i siriani avevano predisposto dei portali spazio-dimensionali per raggiungerla. Il primo portale lo porta a Babilonia,
Sam uccide tutti i mostri alla Ziggurat e ripulisce la torre di Babele, per poi finire teletrasportato alla cittadella medievale, dove nel pittoresco villaggio innevato trova un Babbo Natale incastrato in un camino e viene attaccato da un temibile pupazzo di neve con lanciarazzi. Insomma, cose normali per Sam. La gola innevata che Sam percorre poi rimarrà sempre un grande ricordo indelebile di vero divertimento. Vengono affrontate frotte di mostri sulle note di Jingle Bell in versione assolata. Sangue e chitarra elettrica pompano il gameplay e l'adrenalina scorre a livelli estremi. Sam sconfigge il boss finale alla cattedrale e parte con un razzo di backup per compiere la sua missione principale, andare a spaccare il culo a Mental. Dopo un'attesa, Crow Team si fa risentire con Serious Sam 2 del 2005, che però è stato un flop. Il gioco è stato completamente stravolto a livello di grafica e stile, facendolo più bambinesco, con NPC che sembrano dei pupazzi e con armi e mostri completamente diversi dai precedenti. Con questo titolo la saga si affossa, ma Crow Team la fa ripartire nel 2009 e 2010 con l'uscita della versione remastered dei vecchi titoli col nuovo Serious Sam Engine 3. Ma soprattutto quando esce nel 2011 l'attesissimo Serious Sam 3 BFE, che sta per Before the First Encounter, dato che la storia di questo gioco è un prequel. Serious Sam 3 BFE fa raggiungere a Crow Team di nuovo l'auge degli sparatutto, definito da Games Radar sanguinario, brutale, anarchico caos. E noi non possiamo essere più che d'accordo con ciò. Il gioco è ambientato nel 2100, quando l'umanità ha appena scoperto dell'antica civiltà siriana, una razza aliena che era arrivata sulla Terra nel 3000 prima di Cristo ed era tecnologicamente avanzata. La Terra pochi anni dopo viene attaccata dagli alieni Mental, che in 3 anni quasi estinguono l'umanità. Questi, come già sappiamo dal primo gioco, sono guidati da Taukum, o detto Mental, il loro capo. L'ultima risorsa è di usare il Time Lock, un artefatto alieno siriano che permette a un solo uomo di viaggiare indietro nel tempo, uccidere Mental e cambiare il decorso degli eventi. Ma nessuno sa come accenderlo. Uno scienziato al Museo del Cairo, attraverso le sue ricerche, dice di saperlo. Lì è dove è diretto Sam con la sua squadra. Crow Team questa volta fa un ottimo lavoro, riproponendoci un Sam che riaffronta i classici nemici, con grafica, animazioni e movimenti da gioco moderno, con anche l'aggiunta dell'attacco melee. Riguardo le animazioni dei melee, Serious Sam è stato precursore ai Wolfenstein e ai Doom dei giorni nostri. E ancora, le ricerche dello scienziato mostrano che c'è una camera segreta dentro la grande piramide e la sfinge è la chiave per entrarvi. Sam è un tipo molto pratico e ha come idea di far saltare in aria la sfinge col C4, o il gattino di pietra come la chiama lui. Il C4 è un'arma nuova arrivata, molto divertente, che il player può usare per far esplodere frotte di mostri. Dentro la sfinge poi c'è una camera con una mappa che indica la posizione dei generatori per attivare il time lock. Sam dovrà ora andare ad accenderli. Una volta fatto si fa strada tra le dune infestate di mostri e chiama il quartier generale che è sotto attacco. Sam si rende conto di essere l'ultimo uomo sulla Terra. Raggiunge il time lock facendosi strada tra le orde che lo assediano lungo una gola nel deserto in un game fight epico difficile da dimenticare, sia per i suoi estri eroici, sia per le musichette. Batte poi il boss finale in una leggendaria boss fight, anche qui con musiche stellari, e riesce ad entrare nel teletrasporto giusto prima che la luna si schianti sulla Terra. Tutto sul filo del rasoio come il classico action movie. Mamma mia ragazzi, dopo tutto quest'action finalmente siamo arrivati al protagonista di questi giorni, Serious Sam 4, ambientato prima ancora del BFE. Serious Sam 4 è tornato nel 4 e osa dove nessun altro FPS aveva osato prima. Neanche William Blazkowicz di Wolfenstein aveva mai imbracciato un minigun per mano. Ma Sam è così, coatto una cifra, con la sua Harley Davidson e lo shotgun sulla spalla e battutine pronte a non finire. Le aggiunte fatte dagli sviluppatori ci hanno tutte stupito. La presenza di molti NPC, uno più divertente dell'altro, dal figlio dei fiori alla nonnetta. Località di gioco mozzafiato, monumenti romani e castelli francesi, oggetti speciali che rallentano il tempo, evocano buchi neri, temporanei e tanto altro ancora. La prima parte del gioco ci tocca particolarmente, visto che è ambientata in una Roma infestata dagli alieni,
Vedremo dunque le zone turistiche che noi di Parliamo Nerd ben conosciamo e chi non le conosce. E lì vivremo battaglie come non le potevamo mai immaginare. La storia inizia appunto con Sam e la sua squadra che sono a Roma per incontrare un prete che sa dove trovare un antico scritto ubicato al Vaticano e che custodisce le indicazioni che conducono al Sacro Graal, un artefatto alieno che avrebbe dato una svolta nella guerra ai Mental. Una volta recuperato il padre e dopo aver annientato le orde che lì attaccano a Piazza della Repubblica, la squadra torna al quartier generale. Qui il team di Sam decide di usare un'arma segreta che provoca terremoti per far eruttare il Vesuvio, per bloccare le navicelle dei Mental. Si dirigono dunque a Pompei e anche lì ad aspettarli ci sono alieni a gogo. Dopo l'eruzione del vulcano, Sam e quelli che sono rimasti dei suoi si trovano in una Pompei nuovamente piena di lava, fiamme, cenere e, come se non bastasse, mostri infuocati a volontà. Tornati poi si dirigono a Roma per raggiungere il Vaticano. La resistenza terrestre che si trova davanti è ardua, da rompere, ma la devastazione che porta la firma di Sam nella capitale italiana è estrema. Il Circo Massimo diventa un'arena indimenticabile. Un granchio alieno gigante viene frantumato al Colosseo. Sam crivella mostri sul Lungotevere fino ad arrivare al ponte di Castel Sant'Angelo, dove una simpatica nonnetta con minigun lo aiuta a superarlo. E come se non bastasse, anche nei giardini del castello le orde sono fitte, ma con l'abilità di impugnare il doppio Gatling, Sam spappola migliaia di nemici con una violenza estrema. Superato il parco, Sam trova la nuova fiammante Papa Mobile. Il Papa l'aveva fatta speciale. La nuova Papa Mobile è un Mech Warrior sacro, alto più di due palazzi e dotato di missili, granate e mitragliatori a canne rotanti, una cosa fichissima. E Sam si fa strada fino a San Pietro. Il nostro eroe già aveva fatto esplodere la Sfinge in passato e, per stare in tema piazza, un bel candelotto di esplosivo al plastico anche a San Pietro, cazzo. Arrivati alla città di Carcassonne, Sam, con la resistenza locale, si fa strada fino al pittoresco castello arroccato sulla collina, dove si trova il suo fedele cannone. Anche qui non mancano delle missioni secondarie che ci portano ad ottenere equipaggiamenti speciali. Proprio quando raggiungeremo la cattedrale e sconfiggeremo quello che sembra il boss finale, ci troveremo di fronte a un gran colpo di scena, che ci porterà invece a proseguire il gioco. Ah, Dio, sono riuscito a finire e siamo arrivati alla conclusione di questo video dopo questa immersione. Sembrava che eravamo noi in prima linea a combattere questo bordello, perché non è un gioco, è un vero bordello. C'è chi può dire che il gioco non sia perfetto, che rispetto ad altri sia un po' indietro di grafica e dettagli, che la storia sia buttata lì a caso e senza molto senso, che non si capisce dove Sam tenga tutte quelle armi che si porta appresso, quello è chiaro. C'è chi l'FPS a orde in stile arcade non lo sopporta proprio o lo reputa troppo ignorante. Noi l'abbiamo giocato e possiamo solo dire che erano anni che non ci divertiva così, un gioco veramente fuori di testa. Che dire, ragazzi, non si entra facilmente sulla Walk of Fame degli sparatutto migliori di sempre, ma la stella della saga di Serious Sam è sicuramente là, che brilla tra le prime file assieme a quella di Doom e Wolfenstein. E qui terminiamo il nostro viaggio nel casino dei giochi di Serious Sam. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, speriamo che vi sia piaciuto, lasciateci un like e cliccate sulla campanellina se non vi siete iscritti, e iscrivetevi anzi e cliccate sulla campanellina. Parliamo Nerd vi risaluta e alla prossima.